Buongiorno ragazzi, oggi inizio a filmare mentre vado dal parrucchiere. Sto andando come sempre dal mio parrucchiere di fiducia, da Goran, e vado a fare uno, i colpi di sole, non sono mai a fuoco in questa videocamera. Due, vado a tagliare un pochino i capelli, voglio scalarli un po', non li taglierò tantissimo, anche se sono sempre molto molto tentata di tagliarli di più, ma per questa volta no. Questo è il mio outfit di oggi, ho messo la chanellina, quella in tessuto blu. E il tempo è un po' una schifezza, guardate che roba. Ho portato anche l'ombrello perché sembra che sia per venire giù il finimondo, anzi un pochino già piove. Quando il cielo è così, sembra che stia per nevicare, ma purtroppo non fa abbastanza freddo perché ci sia la neve. Peccato, perché io spero sempre, ci spero davvero, amo la neve. Ci siamo, eccoci qua. Ciao! Sono già tutta preparata, pronta, incelofanata e quant'altro. E adesso stiamo parlando del colore perché voglio farlo appunto un po' più chiaro. È un po' un cambio look oggi, non drastico, lo so che ogni volta che vi dico cambio look mi dite ma non è drastico. No, non sarà drastico, però cambierò look perché li farò parecchio più corti, cioè parecchio più chiari e un pochino più corti e scalati. E nel frattempo stiamo facendo anche le unghie, notare, multitasking. E tornerò al mio solito nudo, vi anticipo. Allora ci siamo ragazzi, è passato un po', nel frattempo ho fatto le unghie delle mani, sì, e come vi dicevo ho rifatto il nude tanto amato perché mi mancava davvero, e abbinare il rosso non è affatto semplice, con il nude è molto più facile. Un'unghia mi si era spezzata, esattamente questa, e quindi ho dovuto accorciarle tutte, ma per fortuna mi crescono abbastanza veloce, quindi quando tornerò a fare il semi permanente tra 2-3 settimane saranno già molto più lunghe. Nel frattempo sto facendo anche i piedi, io ho dei piedi orribili quindi non ve li voglio mai far vedere in video, comunque sto facendo anche i piedi. E invece sui capelli, come vi dicevo, anzi ve lo faccio dire da Franzè che mi sta facendo tutto questo baradà. Allora, adesso stiamo facendo dei colpi di sole con due prodotti diversi, dalla base alla punta, sfumiamo sulla base. Una volta che li avremo schiariti per bene andremo a tonalizzarli, quindi a riflessarli con dei toni freddi, molto freddi, sempre un freddo lunare. Fantastico. Un freddo lunare. Fantastico. E le facciamo, cioè facciamo tantissime, super tantissime sottili. Super sottili, in modo che non faccia effetto colore, che non ci sia un effetto di crescita e che siano più naturali possibili. Super. Quindi verranno un po' più chiare di come sono, sì, abbastanza. Sì, saranno ben più chiare, sì, sì. Super. E nel frattempo, visto che ho tantissima fame, ho ordinato anche dal bar qua sotto un toast prosciutto e formaggio con la pasta della pizza al posto del pane. Che sembra super super invitante. Adesso togliamo tutte queste stagnole che ormai ho avuto così tante in vita mia e sciocchiamo. Ok mia family, sono ritornata. Cosa ne dite? Cosa ne dite? Allora li ho fatti super super chiari e in realtà prossima volta voglio farli ancora più chiari e ancora più freddi in realtà, e li ho tagliati parecchio, mi sa sui 5 forse anche più centimetri, e vabbè sembrano un po' più corti di quanto siano in realtà, di quanto sono in realtà, per via che sono comunque mossi, ma tanto appena li lavo brum, sono di nuovo dritti come spaghi come al solito. Però sono molto molto soddisfatta in realtà. Cioè ho passato più di 5 ore ho passato in salone, praticamente tutta la giornata è andata, ho ancora la dolce vita piegata, tutta la giornata è andata. In realtà adesso mangerò qualcosina a casa e poi andrò a nanna, e questo è quanto. Tra l'altro sono rimasti aperti anche di più, tipo per me e per un'altra signora in salone, quindi mi sa che questo sarà tutto per oggi. Non so, penso sia abbastanza sconclusionato questo video, e devo anche dirvi che domani non ce ne sarà uno nuovo perché dopo domani sono a Milano e quindi non farò in tempo a filmare, editare eccetera eccetera, ma filmerò a Milano però ed è il giorno dell'evento, quindi vi saluto e ci vediamo dopodomani con un nuovo video, perché non so che giorno sarà per voi. Se domani è mercoledì, per voi sarà
venerdì, quindi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Vi voglio bene, mua. Scusate ancora perché non so quanto sarà lungo questo video, ma sto cercando di accontentare un po' tutti. Alcuni mi dicono fai video più lunghi, altri mi dicono fai video troppo lunghi. Quindi io cerco di accontentare tutti. Non è facile, non è facile, ma ci provo. Comunque, bacio grande da me e dai gattoni. Gatta Stellina. Oh, gatta Stellina mi ha golato. Strano. E gatto Denver. Ciao. Tu non è strano che mi agoli sempre. Ciao amore mio. Ciao amore mio. Ciao a tutti i miei fans. Sono il gatto più famoso di tutto YouTube. Sì. Solo io, caro Denver senza denti. Ciao. Eccolo il mio treno, è il secondo che vedete lì, che va a Torino, ma io scendo a Milano, 9.38 binario 1. Ci siamo. Bonjour mia family, sono appena arrivata a Milano, alle mie spalle c'è la stazione centrale. Non so se riuscite a vederla, non credo. Comunque, oggi sono completamente struccata perché farò il trucco in hotel, perché sono partita presto stamattina e sono qui per l'evento di Benefit questa sera, quindi non volevo fare il trucco già la mattina perché altrimenti la sera sarebbe stato rovinato. E poi ci sarà anche un hairstylist che mi farà la pettinatura, quindi sono sempre molto curiosa di vedere le idee che hanno gli hairstylist eccetera. Non so, perché non li ho, cioè non ci ho fatto niente, li ho solo lavati e basta stamattina. Quindi vedremo. Comunque sono molto molto emozionata per l'evento. Come sapete, non so se ve l'ho detto, se vi ho parlato tanto dell'evento, è un evento solo per influencer e per la stampa, legato appunto al mio kit, e l'organizzazione è molto surprise, quindi non so bene cosa aspettarmi. So che con Benefit è sempre top veramente, però non mi hanno detto più di tanto per fare un effetto sorpresa, quindi sono molto contenta. Verrà anche Chiara, il che appunto mi fa felice perché non la vedo da un po', quindi quando abbiamo occasione di vederci insomma sono sempre felice. E adesso sto andando in hotel, che non dovrebbe essere lontano dalla stazione, quindi dovrei essere quasi arrivata. Arrivata in hotel, ho ordinato in velocità un panino con salame e formaggio, che tra l'altro questo salame è diverso da quello che abbiamo noi a Trieste, comunque. E poi ovviamente immancabile Coca Zero. Ok ragazzi, ci sono prontissima, questo è l'abito che avrò questa sera al party, la borsetta è questa e ho anche la coroncina, perché quelli di Benefit mi hanno chiesto espressamente di portarla, quindi per ritornare un po' a collegarsi al look del kit naturalmente. E sì, questo è il mio look. Adesso vado a fare i capelli da Sephora in corso Vittorio Emanuele, dopodiché vado direttamente all'evento in limousine. Ragazzi, mi fanno arrivare, cioè io non ci posso ancora credere, sto male, tipo sono emozionatissima, anche perché quando arriverò dovrò fare un mini discorso, comunque salutare chi è venuto, e quindi sono già emozionatissima. Probabilmente all'inizio di questo video avrete visto il pezzo in cui sono da Goran a Trieste dal parrucchiere, che era in realtà ieri, ma ho attaccato, siccome non avevo tantissimo materiale, anzi l'altro ieri ho attaccato quel pezzo di video a questo. Comunque sono talmente emozionata ragazzi, mi batte forte forte il cuore, non so cosa, non riesco a parlare davvero. Quindi io comunque arrivata all'evento vedrete magari che il team di Benefit eccetera filmano loro per me, quindi se mi vedete in lontananza, ecco, ovviamente non filmo io eccetera. Comunque sono troppo emozionata, quindi magari dopo l'evento riuscirò a parlare con più calma, perché adesso veramente sono... Oh, il cuore che mi batte fortissimo, sono davvero 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 in ansia. Comunque, sì, a dopo. Eccoci, sono arrivata. Sono stata da Sephora e abbiamo fatto queste onde. Mamma mia, adesso che ho tagliato i capelli sembrano cortissimi. Abbiamo fatto queste onde morbide, dritte, sulle punte, che mi piacciono moltissimo. E adesso stiamo andando in cerca della limousine rosa, ragazzi. Ci posso credere. Che tra l'altro anche a Praga sono stata su una limousine rosa. Mi fa troppo ridere, anche perché sono vestita tipo come se fosse Capodanno. Comunque, adesso andiamo, saliamo su questa limousine. Splendida!
No vabbè ragazzi, non ci posso credere, questa limousine è una figata pazzesca. Non ci posso ancora credere. Qui c'è Giulia di Benefit. Ciao Giulia. E guardate che meraviglia ragazzi. Cioè wow. Wow. E anche i sedili sono rosa. Mia family, sono appena tornata in hotel. Mamma mia, io vi giuro non so descrivervi l'emozione che ho provato in questi momenti. Cioè, per me è tutto surreale. Sono arrivata in limousine, tra l'altro rosa, avete visto, meravigliosa. E poi una volta arrivata all'evento è stato completamente surreale. Cioè mi sembrava di vedere la scena da un'altra prospettiva, dall'esterno, perché vedevo la mia faccia ovunque, e questo pink carpet bellissimo, io che sono scesa dalla limousine, mi facevano le foto, cioè è stata un'emozione indescrivibile. Vi devo ringraziare davvero perché avete reso il sogno di una ragazza qualsiasi realtà praticamente, e quindi è merito vostro, e io vi sono tanto grata, ma soprattutto sono tanto fiera di questo progetto con Benefit. Voglio ringraziare anche Benefit perché sono stati davvero oltre ogni aspettativa, sono andati in positivo, e già ovviamente da un brand così grosso io mi aspettavo il massimo, ma loro sono andati ben oltre il massimo. Sono stati veramente, tutto il team sono persone meravigliose che lavorano con passione, con emozione. Quando fai qualcosa che ti piace si vede, perché ci metti il massimo, ci metti tutto te stesso e i risultati si vedono. Quindi è stato davvero meraviglioso, meraviglioso il party, le follower che sono venute, che hanno vinto, che hanno fatto la foto col kit, e gli youtuber che sono venuti, gli influencer, ringrazio tutti, i giornalisti, davvero grazie, grazie, grazie di cuore. Appunto questo evento era chiuso, era di invito solo per appunto influencer e giornalisti. Ovviamente farò anche meet up con voi, con i follower, molto presto, non vi anticipo più di tanto, ma saprete tutto molto molto presto, non vedo l'ora. Comunque davvero un'emozione indescrivibile e non ci posso ancora credere. Non so bene come siano venuti i filmati, perché ho dato la videocamera e mi hanno filmata, quindi devo vedere come sarà. Non ho ancora, ovviamente sono appena tornata, quindi non ho visionato tutti i filmati della serata, quindi spero ci sia abbastanza materiale tra il video che ho filmato l'altro ieri dal parrucchiere a Trieste, tra il video che ho filmato oggi venendo a Milano. Spero esca qualcosa di decente. Comunque filmerò anche domani un video, penso, mentre torno a Trieste, boh, non sono sicura, perché il fatto è che a volte, per esempio domani passerò 5 ore in treno
e non posso, cioè non c'è più di tanto da vloggare, non vado a fare shopping qui a Milano, non vado a fare nulla, cioè dormirò penso, perché oggi mi sono svegliata tipo alle 7 e domani approfitterò per dormire un po' di più e poi farò colazione qui, vedremo, vedremo, non lo so. Comunque scusatemi ancora se questa settimana ho saltato due video, ma con questa trasferta a Milano è stato un po' complicato e, ma promesso, promesso che mi impegno al massimo per fare un video al giorno, come sempre dal lunedì al venerdì, solo che non è sempre semplicissimo, specialmente con questo mega lancio benefit, quindi capitemi. Comunque spero vi sia piaciuto, spero siano uscite delle riprese decenti da questa serata, spero che, insomma, poi rivedrò tutto nel montaggio come al solito, però grazie, grazie, grazie a tutti voi che siete venuti, io vi mando un bacione grandissimo, voi questo video lo vedrete venerdì, noi quindi ci vediamo lunedì con un nuovo video, bacio, ciao!